buongiorno a tutti. Io partirei dal nucleo praticamente centrale della storia di oggi, facendo solo un breve passaggio su una cosa che mi faceva venire in mente l'introduzione quando si faceva il pezzo analisi sulla crisi, perché c'è uno slogan che funziona nella testa da un po' di mesi, è uno slogan della Thatch, che lei vedeva alla fine del secolo scorso, quindi era una situazione molto diversa dal deserto che ci troviamo ad affrontare oggi. La Thatch diceva no? There is no alternative a tutte le manovre che stavano mettendo in campo in quel periodo. Questo slogan mi ritornava a mente perché è quello che sostanzialmente ci stanno ripetendo adesso dai palazzi del potere, e c'è una contraddizione che visto il titolo che abbiamo dato all'assemblea di oggi, è una contraddizione che noi possiamo vivere sulla nostra pelle, ed è una contraddizione che è distanza da quei luoghi che ci dicono che non c'è alternativa. Noi qua diciamo che bisogna costruire l'alternativa, e là ci dicono che non c'è alternativa, le manovre scelerate che stanno mettendo in campo, che non c'è alternativa alla direzione in cui ci stanno portando. Là ci dicono che non c'è alternativa, e noi qua ribadiamo la necessità invece di costruirla e praticarla, a partire dai nostri luoghi, che nel mio caso faccio parte di un'associazione studentesca, sono le aule delle scuole superiori, sono le aule dell'università, e avendo poi la capacità di aprirsi subito alla società, avendo la capacità di generalizzare subito i propri contenuti. Detto questo, io penso che il movimento studentesco, e quindi i miei luoghi e le persone con cui ho a che fare, abbiano in questo momento e anche storicamente un ruolo importante. Quando dico che il movimento studentesco ha un ruolo importante, mi riferisco all'intuizione forte che c'è dietro il movimento studentesco, e cioè all'intuizione forte di capire la relazione strettissima che c'è tra scuola e società. È un'intuizione che ha un'importanza storica, ma che assume un tutto diverso nel momento in cui scippiamo in un autunno che avrà il focus su una società martoriata dalla manovra e dalla crisi. L'equazione scuola e società è un'equazione fondamentale, cioè se la società sta vivendo una crisi importante come quella di questi mesi, la scuola ne ha risentito, noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ma è un'equazione che va ribaltata. Se la scuola cambia, la società cambia. Questa è l'equazione che noi stiamo cercando di ribadire da un anno a questa parte, e anche da molto prima, l'equazione che porteremo in piazza il 7 ottobre. Capire che se si cambia la scuola, si sta cambiando la società. Se noi riusciamo a portare un dato di cambiamento reale all'interno delle nostre aule, noi stiamo facendo la stessa cosa all'interno della campagna sociale. Delle aule, e in che modo si cambia la scuola, quindi torniamo alla domanda di come costruiamo poi l'alternativa all'interno dei nostri luoghi. Il progetto di cambiamento delle scuole e università, e quindi il nostro progetto di cambiamento della società, si chiama Altra Riforma, l'abbiamo messo in campo l'anno scorso, ma è di poco l'anno scorso, lo facciamo da tanti anni. La scuola, l'altra idea di scuola che stiamo provando a costruire, veda la didattica come una mera trasmissione, un processo passivo, è una scuola che sia un vero e proprio laboratorio di partecipazione, un vero e proprio laboratorio di democrazia partecipativa. È una scuola che non si esaurisca in quel circolo vizioso di spiegazione, interrogazione, spiegazione, perché quel circolo vizioso non fa male soltanto agli studenti. Gli studenti che vedono la scuola come il circolo vizioso, spiegazione, interrogazione, spiegazione, sono studenti che poi diventeranno cittadini, quel circolo vizioso lo riapplicheranno al loro stare nella società, e quindi cambiare quel circolo significa cambiare proprio il modo in cui la società vive. Una scuola che non veda il voto come una schedatura, come un set che si sostituisce alla persona, all'individuo, è una scuola che vede il voto come un processo anche qui partecipativo che coinvolga i soggetti. Lo slogan è quindi quello con cui scenderemo in campo il 7 ottobre, che è la prima data di costruzione dell'autunno che noi mettiamo in campo, è uno slogan che è una sfida. La parola sfida risuonava anche negli interventi di prima, e penso sia centrale anche in tutto il dibattito di oggi. Lo slogan del 7 ottobre è "Ora i conti li fate con noi". Noi scendiamo in piazza il 7 ottobre dicendo a chi ci dice che non c'è alternativa, e noi contiamo, che i conti non li possono fare su di noi togliendoci i soldi anche per comprare la carta igienica, ma li devono fare con noi e con l'alternativa che stiamo costruendo nelle nostre scuole, con quel pezzo forte di
modelli che noi stiamo costruendo nelle aule da mesi. La sfida del 7 è una sfida che si pone in continuità quindi con la data del 15, e così la data del 7, così la data del 15 io penso che debba caratterizzarsi come una sfilata. Vorrei fare ore conti in quello che fate con noi, costruiamo l'alternativa, non possono ridursi in una sfilata di piazza per quanto grande. Il 7 ottobre noi diremo tutto quello che contare, battendo pentole e riportando sostanzialmente in piazza un'immagine che ha un'importanza storica, un'immagine di una piazza che batte sulle pentole e sui utensili da cucina, e manda immagini di un'importanza storica. Perché lo ritengo fondamentale, non è stato ancora neppure toccato. Il fatto che se la scuola cambia, la società è portata a cambiare. Nei territori dove vengo io, quindi da Avellino, da Napoli, da cui sto vivendo in questi mesi, è un'importanza che poi si sente sulla pelle. Se tu nella scuola riesci ad avere un peso, riesci a vivere la società anche lì con un certo peso e una certa coscienza. La questione meridionale è una questione che purtroppo non è ancora risolta, che noi dovremmo mettere anche in un'assemblea come quella di oggi. Questo.